mondo. Come vedete il cielo è ancora buio. Sono esattamente le 5:56 di mattina. Ci siamo svegliate da poco. Stiamo andando all'Otte Mall con la skincare però fatta, guardate. Ecco la mia amica, per fare la fila per il merch di Yet To Come dei BTS. Se non trovo quello che voglio dopo questo impegno... Freddo? Bene, io ieri ho comprato questa giacchina, sta benino in realtà, solo che ovviamente per strada ci sono solo mezzi pubblici e noi sembriamo che stiamo andando chissà dove e invece andiamo a fare questo. Ce la dobbiamo fare. Ovviamente non avevo dubbi sulla fila. Potevo andarci peggio, eh. Conoscendo anche come fanno le file qua a Seul, avendo capito un po' l'andazzo, poteva andare molto peggio. Speriamo di trovare qualcosa. 3 ore. Io non avevo capito che la fila effettivamente fosse fuori. Pensavo almeno dentro il centro commerciale avessero un po' di pietà. Non c'è pietà. Ma va bene, non ci lamentiamo, ripeto. Io, l'importante è che abbia sempre un uovo in borsa. Eccolo qua, perché vi ricordatevi, se non avete un uovo in borsa non siete nessuno. Questa si è accampata. Sì, ma così ti frizzi. Frizzati. Sì. Siamo andate a prendere il caffè da Starbucks, guardate che carini. Tra l'altro qua ci sono tutte le colonnine con le varie immagini, guardate che abbiamo trovato. Jean! Worldwide Handsome, come sempre. Poi, vabbè, questi qua sono le Naipen. E qui abbiamo Jimin, che tra un po' il suo compleannino. Questa è una delle cose che mi mancherà della Corea, vedere così gente che conosci, capito, sui banner a casa. Nell'attesa siamo andate perché volevamo vedere se c'era Maxident, che è il nuovo album degli Stray Kids. Io ho preso questo che non ce l'avevo. Guardate quanto costano poco gli album qua. Pochissimo. Secondo me andiamo giù, andiamo giù. Io mi sento un po' Jimin, non lo so perché. Oggi sì. Sì, la stessa mia. Non giù, la stessa tua. Anche a me. Ah, brava. Oh, brava. 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 L'ho pullato. L'hai pullato. Allora, questo è lo shop. Però stiamo aspettando di ricevere un messaggio per farsi mettere in fila praticamente. Un po' complicato come al solito, però speriamo di prendere qualcosa. La nostra amica del cuore nell'attesa ha pensato, perché non comprare un telefono matchy con i suoi capelli, faccio vedere, è troppo carino. Qua costa molto di meno. Sì, costa di meno. E soprattutto c'è anche il refund delle tasse poi in aeroporto, che è una cosa che vi dovete ricordare di chiedere molto spesso nei posti. Rendetevi conto, ci sono ancora non so quante miliardi di persone fuori. Questo è lo store dentro ed è tutto sold out, ci sono solo le armi qua. Quella piccolina, quella grande, tutto quello che vedete con i bollini rossi è sold out. Tutto. Eccoci qua. Molto carino però. Noi siamo riusciti a prendere qualcosa. Noi. Eccoci qua. Tornate a casa, stiamo scartando tutti le varie cose. Pigiamino di jean. Pigiamino di jean, versione bad. Versione con i diavoletti. Guardate che carino. Eccolo lui che fonde. Oh, impegnato. 100% cotone, hai visto? Troppo. Sono troppo una designer ormai. Me ne intendo troppo di materiali. Quello blu era sold out, se ve lo state chiedendo. Era tutto sold out, se ve lo state chiedendo. Tra l'altro ieri sera mi è anche venuto il ciclo e sto male, malissimo. Mi fa male tutto, la schiena, la pancia. Lei ha preso anche le spille e la felpina di JK. Che sta già di là. Ah, che l'ho messo a posto. Questa è la felpina, faremo le gemelline. Lei ha questa e io ho questa qui, grigia. Mi metterò nel mio solito angolino qui. Ero partita che volevo il Deco Band, che è quello per l'Army Bomb, ok? L'unica cosa che non sono riuscita a prendere, che volevo prendere. Oltre ovviamente, vabbè, la famosa lampada, ma ce n'erano tipo 6 pezzi, quindi l'avranno prese proprio le prime persone che si sono messe lì alle 3 di notte a dormire. Ho preso questa felpina qui, che è quella con scritto... Yet To Come dietro, c'era solo la M, in realtà calza abbastanza bene, quindi è giusta come misura. Io di solito però le porto un pelo più over. La t-shirt questa qui, questa è quella che c'è scritto appunto Busan. Questa è dietro, questa può essere carina, sai? E dietro ha il simboletto così. Questa è carina. Ha il simbolo quella di BTS con tutte le varie
location appunto di Busan. Poi ho preso una mini Army Bomb, anche se io già ce l'ho, perché la devo portare ad Ale. Poi ho preso un'altra Army Bomb, perché queste sono sempre introvabili. Qua costa molto di meno e la voglio decorare. Vi faccio vedere quella che ho io, come l'ho decorata. Questa qui è la mia che ho preso a Las Vegas. Lo so, l'impegno. Quello di Microcosmos, vabbè, insomma, carina, graziosa. Poi ho preso questo, che è il cosino appunto da attaccare. Adesso lo attacchiamo subito. No, posso mettere questo o questo? Oh, ma che carino, ma qui c'è scritto tutti i nomi. Dentro i simbolini. Mi turba che è elastico, quindi fa di questo, capito? Però. Poi ho preso il set degli sticker e questo qui da mettere sulla borsettina. Questa è la mia borsa molto sobria, che ovviamente aveva bisogno dell'ennesimo pin da attaccare sopra. Con i coriandoli! Dove l'hai presa? Da una ragazza che fa suezzi. Tirin! Carino. Buongiorno, benvenuti in un nuovo pezzetto di giornata. Sono le 8:15 del 9. Oggi vi porto a fare una cosa diversa dal solito. Infatti dobbiamo andare a Daegu, che è una città che sta appunto vicino Seul, quindi usciamo da Seul e andiamo a fare una cosa molto particolare, che in realtà qui in Corea fanno spesso: un concerto K-pop in una sede universitaria. Troppo, troppo, troppo curiosa. Non conosco tutte le persone che si esibiranno in questo concerto. Quelli che mi interessavano, diciamo, di più sono di certo Psy, gli Astro e gli Atiz. E poi magari scopriamo qualcuno di nuovo. Quindi molto, molto, molto curiosa. Ovviamente sta piovendo. Io mi sono piastrata i capelli ieri, quindi sarà curioso e affascinante. Per ora sto facendo colazione con il mio solito latte e caffè. E oggi provo questo panino nuovo, che dovrebbe essere con la crema. Poi volevo darmi una sistematina, giusto per stare un po' a posto. Tra poco abbiamo il meetup point per andare tutti insieme con il pulmino, appunto. Credo ci vorranno almeno 3-4 ore per arrivare a Daegu. Stiamo andando a Daegu, ovviamente ci siamo fermate in tipo un autogrill. È troppo strano perché è totalmente differente dai nostri. Cioè ci sono proprio i negozietti. C'è anche un laghetto, che cos'è? Ecco il nostro pasto d'autogrill, sano. Cold dog, cold cheese, patate dolci. Adesso ci hanno portato qui al lago e adesso abbiamo un po' di tempo libero. Abbiamo tipo un'oretta e mezza in realtà, quindi non so che cosa riusciamo ad andare a vedere qui. Non so chi di voi lo sa o se non lo sapevate adesso lo sapete. Daegu ha dato i natali a due degli esseri più importanti di sempre. Infatti qua sono anche nati sia Taeyong sia Yoongi dei BTS. Comunque in tutto ciò noi ci siamo fatti tutto il giro del laghetto qua, anche perché non è che sappiamo bene dove andare, che altro non c'è il tempo. Quindi adesso finiamo il nostro giretto, poi dobbiamo risalire sul pulmino che ci porta all'università, che poi vi faccio vedere dove poi succederà il tutto. Siamo arrivati, ci hanno dato il braccialettino. Abbiamo cercato qua i numeri. Guardate dove ci hanno messo. Davanti, raga. In realtà noi non sapevamo che fossero numerati. Cioè ci aspettavamo di dover stare in piedi, lottare. E invece è così qua. Le cose inaspettate sono le migliori. Cosa ho portato? La mia Army Bomb, perché questa avevo, che almeno si illumina. Guardate, è carina. 네. 우 아래 소개를 해볼까요? 하늘에서 좀 전에 내려온 천사들처럼 아름다운 우아입니다. 인사 부탁드릴게요. 얼마 전 에이티즈도 빌보드 3위에 올랐다고 합니다.
안녕하세요. 갑작스럽게 사나랑 같이 나타난 문빈입니다. 네, 안녕하세요. 한 5분 전부터 무대에 서 있는 진진입니다. 네. 안녕하세요. 여기는 대구! 아, 보자고! 별만 부, 너를 볼 때면 데자뷰 진한 기억이 Would you love me still? 지난 Halloween 매력이 다여 I still shine 오랜 기억이 속삭일 감싸 입안 가득 번진 sweetness 잊지 속삭일 감싸 입안 가득 번진 sweetness Vorrà almeno 8000 ore di auto. No, dai, quanto sarà? 3 e mezza? 4, 3. 3 ore. Abbiamo preso tutta l'acqua del mondo. Eccoci qua, ma concerto bagnato, concerto fortunato. Tutto bagnato, vestiti zuppi. Però molto carino, veramente molto carino. Buongiorno, oggi devo fare la valigia. Stamattina sono uscita a prendere le ultime cose perché qui a Seoul sta cominciando a fare freddissimo. Letteralmente proprio un freddo da giacca bella pesante e ovviamente io non ho portato nulla. In più, non ve l'ho ancora detto, forse anche qui su YouTube, ma abbiamo deciso di rimanere un altro mese in più. Quindi io starò fino a fine novembre circa. Se adesso fa così freddo, farà ancora più freddo. Quindi sarà molto interessante. Ale bruttissime, ho già detto a mia madre di farmi un pacco. Quindi ovviamente ho alcune cose, ma non sono così tante. Quindi staremo a vedere anche come sistemare questa altra situazione. Comunque spero siate felici, così avremo modo di vedere molte 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 più cose. Detto ciò, quindi, che cosa ho comprato? Allora, prima ho fatto un piccolo pit stop al Line Friend Shop, che appunto è quello dove rivendono le cose dei BT21 eccetera eccetera, e hanno messo questa collezione nuova della versione BT21 minini, che praticamente hanno un design un po' diverso. E guardate quanto erano carini. Tra l'altro l'ho pagato pochissimo, l'ho pagato tipo 6 euro, una cosa assurda. Quindi lui giustamente, poi giustamente, verrà a Busan con me. Poi sono passata da H&M, che è uno dei pochi negozi qui che ha le taglie, ovviamente, che sono taglie proprio scritte, essendo un negozio di importazione. Quindi ho preso un cardigan, perché ogni tanto ho dei vestitini, delle cose che però non posso mettere senza qualcosa sopra. Però col fatto che io mi vesto molto, vedete, molto largo, molto così sportivo, non ho mai delle giacchettine un po' più. E quindi ho preso questo cardigan. E in realtà credo di averlo identico a Roma, cioè sono abbastanza sicura di questa cosa. Però l'ho preso comunque e l'ho pagato 29.000 won, no, quasi 30.000 won, che dovrebbero essere all'incirca una ventina di euro. Poi ho preso un vestito, in realtà è molto semplice, mi piace perché ha le maniche lunghe, quindi lo posso mettere appunto. Devo solo comprare le calze, che mi sono scordata, ed è fatto così, è un po' aderente, tutto a costine, ovviamente nero, lungo. E poi ho preso un pantalone che è a stile cargo, mi piace perché è comodissimo, non stringe in vita avendo l'elastico, vedete, tutto nella parte dietro, con le tasche, insomma è un cargo molto normale. Poi sono passata al negozio delle borse, lo sapete, ve l'ho già fatta vedere, questa è l'unica che ho, che praticamente metto sempre, però anche qui me ne serve una un po' più
elegantina, passatemi il termine elegantina, e me ne serviva un'altra più grande, perché questa è grande e capiente, ma non è grande abbastanza per metterci ad esempio il computer, sempre con il mega fascione per la tracolla, però è molto più capiente. Questa borsa l'ho pagata tipo 15 euro più o meno. E l'altra che ho preso invece è questa, che è, secondo me è palese, la fake Prada per intenderci. Quindi vabbè, insomma, io non avevo sbatti di prendere quella vera, sinceramente. Però è un sacco carina, cioè è fatta anche benissimo. E l'ho pagata, questa credo un pelo di più, tipo 20. All'interno ha il sacchettino, la tracollina ed è appunto quella fatta così. Poi questo qua è uno dei negozi che trovate di più. Non so se da altre parti anche, ma qui a Hongdae sì. Io ne ho visti almeno 3, poi non so se ce ne siano altri. E si chiama Playground ed ha praticamente tutto quello che indosso, sostanzialmente. C'è anche questa felpa, l'ho presa l'altro giorno. È letteralmente il mio stile, 110%. Tant'è che c'è il reparto uomo, c'è il reparto donna, c'è il reparto unisex. Ovviamente, vabbè, il mio armadio, come sempre, è molto colorato, lo sapete. Però ho preso questa giacca qui, che in realtà è molto molto bella. Non so se è tanto 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 calda, anche per la stagione che verrà un po' più avanti a questa, perché praticamente siamo ancora in autunno in teoria. Sembra che abbia il cappuccio, ma si può staccare. Tra l'altro l'ho pagata 60.000 won. Ho girato, ho cercato, non c'era nessuna giacca che mi piacesse, o che comunque se mi piaceva era troppo leggera, quindi ho detto ok, prendo questa, ciao. Che è fatta un po' sempre a bomberino, vedete, fatta in questo modo. Tanto poi la vedrete indossata, perché lì a Busan me la metterò sempre. Poi ho preso un altro pantalone, sempre stile cargo, ma questo qui è leggermente più largo di quello che ho preso da H&M. Infatti ha sempre, vabbè, l'elastico e tutto quanto. Il tessuto è anche forse più leggero. E poi ho preso questa che è bellissima. Allora ero un po' indecisa, perché ho detto è veramente larga. Anche le cose appunto che sono free size, tipo questa, che tra l'altro l'ho pagata sempre 40.000 won. Ed è una felpa nera, semplicissima, senza cappuccio, senza niente. Anche perché appunto l'altra volta avevo già preso questa qua adesso, che ha il cappuccio, come vedete anche questa è gigante. Però mi piaceva tantissimo. Qui davanti ha una piccola frase. Dietro, guardate dietro, ha tutta la luna. Bellissima. Detto ciò, adesso mi metto ad editare dei video. Così mentre che sono lì a Busan è tutto pronto, devo soltanto pubblicarveli e poi mi metterò a fare la valigia.